Com'è andato l'interrogatorio? Allora, Muraglia ha risposto all'interrogatorio ad ogni domanda. Abbiamo acquisito presso il comando dei vigili tutti i documenti che dimostrano giorno per giorno, situazione per situazione, che lui era presente in servizio con tutti gli adempimenti che ha svolto. Talvolta era al poligono di tiro, in altri casi era andata a rimuovere veicoli. Abbiamo le contravvenzioni addirittura al minuto rispetto al momento della timbratura. E abbiamo cominciato a rispondere davanti al GIP, che ci ha cortesemente ascoltato, poi abbiamo chiesto di essere diffusamente sentiti dal pubblico ministero, che altrettanto cortesemente ci ha dato disponibilità nei prossimi giorni per essere sentiti in modo analitico e depositare tutti i documenti, perché tutti gli episodi si spiegano in modo compiuto. Cadrà il provvedimento degli arresti domiciliari? Questo non dipende da me. Noi chiederemo poi che sia riconsiderata la posizione di Muraglia, perché abbiamo agli atti, secondo me abbiamo la possibilità di acquisire agli atti tutti i documenti che dimostrano che lui non c'entra in questa vicenda. Ma quindi la Guardia di Finanza ha preso un forte abbaglio? No, la Guardia di Finanza ha fatto le sue indagini. L'unica cosa che qui mancava è un raffronto con i dati del comando dei vigili, perché Muraglia non faceva solo il custode del mercato normale, faceva anche il vigile urbano e quindi faceva servizio presso il comando dei vigili. La famosa storia delle mutande di cui lei mi ha chiesto è una vicenda in cui lui si stava vestendo rapidamente perché doveva fare un intervento urgente. Infatti timbra alle 6.23 e sta chiamando il carro attrezzi, perché altrimenti non possono posare i banchi di una fiera, e alle 6.30 abbiamo già una sua contravvenzione fatta con la rimozione del veicolo, quindi 7 minuti dopo è già lì che sta lavorando. E quindi una volta sola l'hanno ripreso in quel... Sì, ma comunque sono tutte situazioni, adesso non scendiamo nel dettaglio, no, che sono tutte giustificate. E la moglie che andava a firmare per lui? Ma anche questo, eravamo fuori dell'orario, lui non ha mai chiesto un centesimo di straordinario, non aveva titolo per chiederlo neanche se avesse voluto, ed era semplicemente perché la timbratrice era davanti a casa sua e per comodità ci mandava la moglie, ma questo non significa che fosse assente dal lavoro, perché anzi era presente, abbiamo prova che fosse la figlia presente. Che si dice che è la stessa situazione, la stessa quindi situazione. Non avrebbe commesso secondo noi irregolarità, secondo noi no, diciamo. Ma adesso abbiamo cominciato già a spiegarlo stamattina nell'interrogatorio, lo spiegheremo in modo ancora più diffuso ed analitico nel corso dell'interrogatorio che abbiamo chiesto ed ottenuto grazie alla cortesia del PM in tempi rapidi. Non è stato ancora fissato l'appuntamento, il secondo interrogatorio? No, sto aspettando che il pubblico ministero me lo comunichi. Grazie. Grazie avvocato. Prego.